the way we use the precious time of our lives should be like climbing the mountain. Make us robust, build our character, and most of all, lift our hearts to the Most High. Eccoli Pier Giorgio Frassati, i suoi amici, le sue amiche, studenti e studentesse, le loro passeggiate in montagna. Non a caso il film si intitola To the Top, verso l'alto, verso la cima. Un percorso che si fa cammino di fede, del quale Pier Giorgio, con tutta la sua forza, ma anche semplicità di ragazzo, diventa immagine e simbolo. You will join us tomorrow. La pellicola ambiziosa, girata in inglese con un cast in parte italiano, diretta dalla nostra Daniela Gurrieri, queste le prime immagini in anteprima, per questo non doppiate nella nostra lingua, ripercorre appunto la vita di Pier Giorgio. Would you ladies like some gingerbread? Oh, thank you. You too. Now tell us what happened the other week. Nato a Torino nel 1901, morto nel 1925, era appena 24 anni, da una famiglia borghese. La madre pittrice, il padre fondatore e direttore della stampa, senatore e ambasciatore d'Italia a Berlino. Vivere e non vivacchiare è una delle frasi che lo descrivono meglio e che lo portarono a diventare membro e motore della FUCI e dell'Azione Cattolica. Un modello per moltissimi. For the Catholic Youth of Turin! Three Cannon Show! And another! Il film ci racconta l'opposizione al fascismo, la fede, ma anche gli impegni tipici di qualunque ragazzo della sua età, l'università, le amicizie, lo sport, la montagna, i viaggi. In ogni cosa che faceva, Pier Giorgio lasciava un segno. All the shady characters! Come osservano le note che accompagnano la pellicola, l'Eucaristia che riceveva ogni giorno e a cui mai rinunciò era la sua forza per testimoniare la bellezza e la felicità della fede in ogni ambito. Si adoperò senza risparmiarsi per i poveri e i sofferenti, voleva diventare ingegnere minerario perché nei suoi desideri c'era di lavorare per i più poveri, per i minatori appunto. Ma a pochi mesi dalla laurea contrasse una forma acuta di poliomielite che lo portò alla morte appunto a soli 24 anni. Al suo funerale una folla immensa, tra cui molti poveri, testimoniò con la propria presenza quanto questo giovane fosse stato importante per loro. Una figura unica che rivive grazie a questo film, lontana nel tempo, ma forse anche per questo ancora più attuale. Ieri come oggi, Pier Giorgio in cammino verso l'alto, verso il cielo, ma con i piedi saldamente posati per terra. To live without faith, without a steady struggle for truth, that is not living, but existing.